In quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. L'altro giorno ho incontrato una coppia di ragazzi per le loro pratiche matrimoniali e fra una battuta e l'altra mi dicevano preoccupati: non pensavamo fosse così difficile fare la scelta degli invitati. Proprio vero, la scelta degli invitati mette in crisi e chi la fa, ma soprattutto chi la riceve. Quante volte sento la lamentela o semplicemente la delusione di chi non viene invitato, o di chi mi viene a dire con disgusto: pensa, non ho invitato il tale o il tal altro. Queste dinamiche si scatenano soprattutto in occasione di grandi eventi, come una festa di nozze, un compleanno o una festa di prima comunione, anche perché sono vetrine sociali di una certa importanza. Purtroppo, se andiamo a scavare, dietro ci sono sempre delle pretese, o peggio, delle pretenziosità. Cioè siamo poco liberi, abbiamo sempre bisogno di conferme e ogni esclusione lascia segni indelebili. Siamo fatti così. Soprattutto uno più è carico di onori e più la sua esclusione sarà fatale sotto il profilo psicologico. Una ferita narcisista è difficilmente recuperabile. Ecco, Gesù, vedendo tutte queste dinamiche a tavola, trova una soluzione. Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Io credo che questa parabola debba essere appropriata per una parrocchia. A volte le parrocchie sono un po' come la festa di nozze del Vangelo, si invitano sempre gli stessi e tutti ambiscono ai primi posti. Poi le invidie, le gelosie e le frustrazioni mai elaborate di chi viene sfrattato dal podio che saliva stancamente da anni. Insomma, bisognerebbe far proprio come nel Vangelo, far entrare tutti più scalcinati.